wish you ought to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. L'arrivo a Genova dell'OFK Belgrado, l'infortunio al ginocchio e l'inizio del calvario. La malattia vinta grazie all'intuizione del dottor Baldari e alle terapie del professor Carella, che riportano Nenad Krstić prima alla vita e poi al calcio giocato. Il ritorno in campo graduale con la primavera, quindi gli esordi in prima squadra, il gol di Firenze, la convocazione nella nazionale maggiore serba e la consacrazione in cabina di regia con l'arrivo di Delio Rossi sulla panchina blucerchiata, che fa del centrocampista serbo un punto di forza del nuovo corso blucerchiato. Allora Nenad, nasci a Belgrado il 3 luglio del 90. Come ti sei avvicinato al gioco del calcio e dove hai iniziato a tirare i primi calci al pallone? Vabbè, è iniziato tutto da quando avevo 4-5 anni. Ho iniziato già a prendere la palla, a calciare in casa, tutto. Poi mio padre, quando avevo 6 anni e mezzo, 7 anni, mi ha portato subito in OFK Belgrado e ho tutta la mia storia, ho iniziato là. Hai detto tuo padre ti ha accompagnato, era lui che ti seguiva da bambino, ti accompagnava agli allenamenti, ti seguiva anche alle partite? No, lui mi seguiva solo per le partite perché da lunedì a venerdì lavorava, invece mia nonna mi portava fino a 14 anni, mi portava lei ogni giorno a fare allenamento. Ecco, il calcio è stata sempre, fin da piccolo hai detto, una grande passione, e invece a scuola Nenad come te la cavavi? No, a scuola meno male ho finito tutto, quindi ora pure mi sono messo a una università in Serbia per diventare allenatore, quindi quando vado in Serbia ad estate vado sempre là, faccio esami e tutto, piano piano continuo a fare quello là. Hai mai pensato, se non fossi riuscito a fare il calciatore, quale poteva essere il tuo futuro, il tuo mestiere? Sinceramente non ho pensato a quello, perché già dall'inizio andavo a scuola, però lasciavo sempre, era il primo obiettivo, era a diventare un calciatore perché mi interessava tanto, quindi già da bambino preferivo più calcio di scuola. Ecco, da bambino avevi già il calcio in testa, e qual era un modello da seguire, qual era un calciatore che ti piaceva già quando eri bambino? Vabbè, sicuramente quando ero bambino era Ronaldinho che era in quel periodo, però poi piano piano quando crescevo guardavo molto Pirlo, che è sicuramente mio giocatore preferito, perché poi quello è il mio ruolo preferito e lui è un gran giocatore. Hai fatto il centrocampista, hai sempre giocato in quel ruolo oppure è un ruolo che gli allenatori hanno imparato ad insegnarti man mano, anno per anno? No, vabbè, all'inizio come bambino mi mettevano anche terzino, però poi dopo un po' mi hanno messo a centrocampo e poi quasi sempre ho fatto centrocampo sia a 4 sia a 3, uguale. Ecco, hai detto, ho fatto tutta la trafila nell'OFK Belgrado. Nel 2006, giovanissimo, esordisci nella Meridian Superliga, che è l'equivalente della Serie A italiana. Che ricordo hai dell'esordio? Mi ricordo che sono entrato dalla panchina e ho fatto subito il mio primo assist in prima squadra, quindi ero molto contento, e poi da quella partita piano piano ho iniziato, dopo 2-3 partite sono diventato titolare, quindi poi ho fatto sempre titolare. E poi OFK è mia squadra di cuore, che sono stato là 11 anni e quindi anche adesso quando vado là, che loro magari giocano, vado sempre là, avviso i miei ex presidente e tutti. Hai esordito in campionato, poi arriva anche l'esordio in Coppa Intertoto contro i greci del Panionios, una vetrina che ti vale anche la chiamata della Sampdoria. Che ricordo hai di quella trattativa, e visto che prima dicevi Pirlo è sempre stato un tuo idolo, quindi anche il calcio italiano penso ti abbia sempre interessato, quanto hai impiegato ad accettare la proposta della Samp? Sì, sicuramente da bambino guardavo sempre il calcio italiano perché mi piaceva molto, perché tatticamente si lavora molto
Quella partita in Intertotocop mi ricordo male perché siamo usciti, però una buona esperienza. Dopo è arrivata la richiesta della Samp, io ho accettato subito perché in quel periodo c'era qua Cassano, quindi sapevo già che una squadra grande, e ho accettato senza pensare. Ecco, a soli 18 anni arrivi a Genova, alla Sampdoria, ti affidano la maglia numero 55 della prima squadra. Ricordo anche che andasti in panchina a Marassi, tu hai citato Cassano, ma era una Samp che comunque aveva diversi giocatori importanti. Che impatto ha avuto per Krstić la Sampdoria e anche la città di Genova? Vabbè, quando sono arrivato qua ero molto contento, molto felice, e quando ho conosciuto gli altri giocatori ho visto che tutti erano già grandi, grandi giocatori, e sono proprio un'altra cosa di dove giocavo prima in FK Belgrado, tutto più serio, tutto più difficile anche per me a giocare. Quindi sono stato in panchina, ero molto contento a 18 anni a stare già qua in panchina in Serie A, però io, come ho detto prima, mi è piaciuto troppo la richiesta della Samp e sono venuto subito qua. Sampdoria che in passato aveva avuto altri giocatori slavi e serbi in particolare, ad esempio Jugovic, Sakic, Zivkovic, Jovicic, sono alcuni, Mihajlovic stesso che ora è CT della nazionale serba. Questo un po' ha influito anche per farti accettare la proposta della Samp? Sì, sicuramente. Poi come hai detto te, tutti quei giocatori hanno fatto bene qua alla Samp, quindi io quando sono arrivato c'avevo già nella testa che dovevo continuare a fare anch'io bene come loro. Novembre 2008, il menisco fa crack e lì inizia il tuo calvario, perché subito un infortunio che è all'ordine del giorno per i giocatori, nel senso accade spesso, invece cosa succede? Non riuscivi a guarire, avevi sempre dei problemi. Sono passati due, perché io sono arrivato all'ultimo giorno, quindi sono passati 2 mesi e subito mi è successo quella cosa. Sono stato fermo fino a 15 dicembre e poi è iniziata tutta quella mia storia dopo 5 giorni in pratica, perché appena ho iniziato a fare un po' di corsa, appena dovevo rientrare nel gruppo, ho iniziato tutta quella mia storia. Una storia che però tu sei riuscito a metterti alle spalle grazie all'aiuto della Sampdoria, dei medici come il dottor Baldari, del professor Carella. Tu però in quel momento cosa sentivi? Cioè, non penso avresti mai immaginato che fosse una cosa così grave, da un menisco arrivare poi a stare così male. Sì, sicuramente, perché tutto è iniziato da male di stomaco. Ho detto, ma ho mangiato qualcosa di male, quindi non pensavo niente di grave. Poi sono andato 2 giorni a Villa Montelegro, sono stato là, mi è passato, poi era festa di Natale, sono andato in Serbia. Appena sono arrivato in Serbia mi sentivo male, di nuovo mi è rientrato male di pancia, di stomaco, tutto. E miei genitori che mi guardavano, io non volevo dire niente, dicevo sempre ma no, non è niente. Poi dopo 2 o 3 giorni mio padre diceva, guarda, non ti posso guardare più così, o ti porto qua all'ospedale o chiamiamo là. Poi dottor Baldari ha chiamato mio procuratore e ha detto che devo tornare per forza subito. Sono rientrato e poi tutto iniziato da là. Però non immaginavo neanche che era così grave. Torni a Genova e vieni curato dal staff del professor Carella. Sono anche cure molto, molto forti che rischiano di debilitare il fisico. Tu in quei momenti cosa hai pensato? Hai mai temuto comunque di non farcela? No, perché sono stati bravi sia società della Samp, perché erano sempre vicino a me, sempre mi dicevano cose positive, che tornavo a giocare presto. E io in pratica pensavo, anche il professor Carella, il dottor Baldari, tutti mi dicevano no, stai tranquillo, passa veloce. Io quindi di testa stavo bene, non pensavo niente di male. Poi secondo me mi ha aiutato che in quel periodo non parlavo neanche molto bene italiano, quindi non capivo cosa c'avevo, cosa è così grave. Quindi di testa io ero sempre,
ero sempre ben preparato e alla fine sono riuscito. Sono riuscito a guarire, diciamo, presto. Dottor Baldari, tutto comincia con un infortunio al ginocchio, un infortunio al menisco, poi Nenad incomincia ad avere una serie di problemi, faticava a recuperare da quell'infortunio, accusava dei dolori. Quando è che vi è venuto il dubbio di fare degli esami più approfonditi? Beh, a me è venuto il dubbio quando l'ho trovato qui piegata per i dolori allo stomaco, sembrava allo stomaco, ora può essere che a volte dopo interventi per via delle terapie antinfiammatorie si possano avere questo tipo di problemi. E però conoscendolo come un soggetto molto tosto, molto duro e vederlo così sofferente, l'ho preso da parte e cercato di capire che cosa potesse avere. E in seguito abbiamo pensato di fare degli accertamenti un po' più approfonditi. Ai primi controlli del sangue in realtà è venuto fuori che il problema non era gastrico, ma di altro tipo, pancreatico. E quindi allora a quel punto lì abbiamo pensato di fare una serie di accertamenti in più alla clinica Montallegro con il professor Torre e poi il dottor Nati, e fino a quando non è comparso anche questo linfonodo, e a quel punto lì si è cominciato a fare anche una biopsia di questo linfonodo per cercare di capire fino a fondo qualcosa di più, peraltro di una patologia che stava già migliorando, perché poi quello screzio pancreatico, quel fastidio pancreatico era inizialmente in miglioramento. Ecco, si era ridosso delle festività natalizie. Nenad parte per la Serbia, per Belgrado, per passare, diciamo, il Natale insieme alla famiglia, però mentre è in casa sta ulteriormente male. Sì, eravamo rimasti d'accordo che ci saremmo sentiti, eravamo sempre in contatto telefonico con lui e col suo procuratore Marco Naletelic, che è stato importante in tutta questa vicenda, perché intanto si stava aspettando il referto istologico. E poi anche perché, insomma, comunque ci interessava sapere come fosse dal punto di vista generale. E sentendolo aveva detto, fatto presente che mangiava poco, aveva di nuovo fastidio, erano ricominciati di nuovo in maniera più pesante i fastidi. E allora a quel punto, anche senza avere referto, abbiamo deciso di farlo rientrare a Genova, e facendoci aiutare appunto dal procuratore anche per spiegare alla famiglia perché di questo improvviso. Da un lato non dovevamo preoccupare troppo la famiglia perché non avevamo una certezza sicura, dall'altra il sospetto che potesse esserci qualcosa c'era, e quindi alla fine ho deciso di farlo rientrare. E lui è rientrato a ridosso delle feste, proprio mentre stava arrivando il referto istologico, il referto istologico praticamente era già arrivato quando lui ha preso il volo, e come è arrivato il referto istologico avevamo già preso contatto con il reparto del professor Carella, perché la diagnosi era inequivocabile, quindi molto dura, molto pesante. Ecco, una diagnosi pesante, però vengono subito fatte delle terapie forti per aggredire questo tipo chiaro, di malattia. Noi abbiamo portato subito un nostro dirigente, è andato a prenderlo all'aeroporto mentre io mi trovavo a San Martino, e già aveva avvisato il professor Carella, il primario del reparto di ematologia, che peraltro era già stato anche lui, ha sentito il dottor Nati. E è chiaro che quando è arrivata, quando abbiamo fatto il primo prelievo di sangue, si è capito la drammaticità della situazione, che era peggiorata in una maniera spaventosa rispetto a impensabile quasi. Però con quella diagnosi ci poteva stare, perché sono patologie a volte molto veloci. E a quel punto abbiamo lasciato fare al professor Carella la sua esperienza, il fatto che appunto sono anni che cura questo tipo di patologie, e devo dire che ha avuto ragione su tutta la linea, aggredire immediatamente la malattia. Ecco, a un certo punto era importante tirare fuori il ragazzo dalla malattia, però poi si è riusciti addirittura a riportarlo sul campo, e lo stiamo vedendo in queste gare di Serie A, dove comunque riesce a giocare al pari degli altri. Com'è stato poi il procedimento della riabilitazione successiva? Terminata la fase, per noi è chiaro che la cosa più importante era riportarlo alla vita, e mano a mano che questo piccolo miracolo stava avvenendo, poi si è pensato anche cosa fare
poi per il discorso sportivo agonistico. Una volta che gli ematologi ci hanno dato il permesso di poter riprendere gli allenamenti, si è notato che effettivamente anche per piccoli allenamenti c'era una grande fatica da parte del ragazzo e una risposta anomala a livello cardiaco, questo per via della terapia, della chemioterapia. Allora si è pensato di sentire un cardiologo noto in tutta Italia per questo tipo di patologie, che è il professor Carrù, e siamo andati lì a fare ulteriori accertamenti. Il responso è stato comunque positivo, nel senso che si trattava di fermarsi solamente ancora 3 mesi per poter permettere al cuore di recuperare anche proprio come organo, prima di dargli degli sforzi. E dopodiché ha rifatto la prova da sforzo, ha ripreso gli allenamenti e ha ripreso ad allenarsi nel settore giovanile, dove è stato seguito dai medici preparatori. È chiaro che a quel punto lì era un ragazzo seguito da tutti, nel senso che a quel punto lì anche gli stessi suoi compagni si controllava ogni minima reazione per forza di cose, però progressivamente ha ripreso fino poi ad arrivare a disputare le finali nazionali, dove segnò tra l'altro un bellissimo gol contro il Milan, che ricordo di aver visto la partita, di essermi collegato proprio per curiosare se per caso fosse stato presente lui, e c'era questa soddisfazione di questo gol. Per lui immagino fu un momento incredibile, ma per tutti noi, per tutto il gruppo che l'aveva seguito. Da quel punto lì in poi è ritornato un atleta normale, nel senso che poi dopo la stagione successiva ha ricominciato ad allenarsi. Non ho mai avuto problemi dal punto di vista per l'idoneità, per cardiologico, e fortunatamente non ho avuto più nessun problema, nonostante sia ancora seguito dagli ematologi ovviamente per i controlli, ma poi il professor Carrera ormai è diventato un amico, tutta l'equipe sono diventati degli amici, per cui ci sentiamo spesso, si sentono spesso anche col ragazzo, gli dà consigli anche di natura calcistica, e quindi essendo stato un ex giocatore, quindi diciamo si è sviluppato un bellissimo rapporto. Quanto è stato fondamentale la testa per uscire innanzitutto dalla malattia e poi per poter tornare ad essere un calciatore professionista? Ma io credo che questa esperienza l'abbia maturato, ma lui è già arrivato qui, ripeto, con una testa ben particolare, nel senso che lui, come arrivò qui, venne aggregato con noi. Noi era già stato aggregato con noi quando andammo a Belgrado ai tempi dell'Europa League a giocare contro il Partizan, proprio perché era un ragazzo che si impegnava sul campo, si vedeva. Mazzarri lo volle portare e addirittura doveva andare in panchina, poi c'era veramente un sacco di titolari in panchina, era brutto lasciare in tribuna dei vecchi titolari, però si vedeva che era un ragazzo molto preciso, molto valido, molto applicato, e lui non ha fatto altro che trasportare questa sua caratteristica anche in tutto il percorso della malattia. Cioè, quindi non l'ho mai visto mollare un attimo veramente in quel periodo, ha sempre accettato tutte le terapie, anche quelle un po' più pesanti, con pazienza, perché lui aveva un obiettivo, che era l'obiettivo di guarire per tornare a giocare al calcio, cosa che poi è avvenuta, cioè, e adesso credo che questa esperienza l'abbia maturato ulteriormente, se già si poteva dire, perché già era maturo quando è arrivato qua a 18 anni, ma adesso comprende benissimo che cosa c'è al di fuori del calcio, cos'è la vita, e questo gli dà secondo me uno stimolo in più. Allora, professor Carella, la situazione di Nenad si capisce subito che era più grave del previsto, di quanto avevano valutato inizialmente i medici della Sampdoria. Voi come avete capito che bisognava intervenire così in maniera repentina? Ma io, se ricordo bene, ho ricevuto una telefonata da Baldaro che mi diceva che questo ragazzo doveva tornare dalla Serbia, dove era andato per le vacanze di Natale, e che aveva dei grossi problemi, insomma, per cui mi ha pregato di vederlo con urgenza. Io l'ho visto, credo, alla vigilia di Natale, e ho visto immediatamente che la situazione era grave, per cui ho immaginato che potesse essere una situazione linfomatosa, non sapevo a quell'epoca che tipo di linfoma, ma certamente questi linfonodi, questa situazione diffusa, se non ricordo male aveva anche uno stato setticemico, grossi problemi di orientamento anche di tipo cerebrale, insomma una situazione veramente complessa,
abbiamo deciso immediatamente di procedere ad una terapia, diciamo, di tamponamento, in attesa di fare degli esami molto più scrupolosi. E ricordo che, nonostante questo non sia giustificabile da un punto di vista scientifico, ma avendo il ragazzo proprio una condizione clinica drammatica, utilizzammo una chemioterapia leggera, ma che potesse frenare un po' il processo, con della vincristina. Il giorno dopo il ragazzo stava già un pochino meglio, ma poi, facendo tutti gli esami, abbiamo visto che era una malattia diffusa, era un linfoma di Burkitt. Vorrei sottolineare la diagnosi, perché continuo a leggere su tutti i giornali leucemia. Non era una leucemia, era un linfoma di Burkitt, che è una malattia, diciamo, estremamente grave se non viene trattata in maniera, come dire, intensiva. E dopo questo primo trattamento, dopo tutti gli esami, abbiamo confermato la diagnosi e il ragazzo si è ricoverato da noi. Ecco, parlando anche proprio con il ragazzo, lui ha spiegato che, non capendo bene la lingua, forse non si rese conto di quanto fosse grave la sua situazione. In questi casi però la testa, la forza di volontà, quanto può aiutare una persona a venirne fuori? Guardi, Nenad, io gli voglio molto bene, ormai fa parte della famiglia, perché poi mia moglie si era molto affezionata, l'abbiamo invitata a casa, l'abbiamo seguita anche proprio da un punto di vista, come facciamo quando sono ragazzi e vengono da fuori Italia, insomma. Ed è un ragazzo che, anche se non capiva bene, che ne dica lui, io credo che abbia interpretato la situazione, certamente non nei dettagli, ma ha capito sicuramente che era importante fare una terapia idonea. E difatti gli abbiamo spiegato con molta attenzione che avrebbe fatto una terapia intensiva, che sarebbe durato anche dei mesi, ma che avevamo fiducia di riuscire a guarirlo. Certamente non avevamo la certezza che potesse riprendere un'attività intensiva come quella che sta facendo. E comunque ce l'abbiamo messa tutta, perché è un ragazzo che ha sofferto molto, ma ha accettato la malattia con grande dignità, e ancora oggi gli infermieri, i miei medici sono molto così affettuosi nei suoi confronti, perché ha sempre dimostrato grande coraggio. Devo dire che l'allenatore di allora, che adesso allena il Napoli, non ricordo il nome, Mazzarri, era venuto a trovarlo ed era rimasto sorpreso proprio di questo tipo di risposta che stava dando. E man mano che andavamo avanti, vedevamo regredire la malattia, abbiamo cominciato a sperare che potesse, come dire, in un futuro non vicinissimo, riprendere la propria attività. Beh, poi ho avuto la grande soddisfazione, mi ha emozionato molto, devo dire, vederlo scendere in campo nella prima squadra, e adesso tutte le domeniche, quando io non sono impegnato per motivi di lavoro, che vado allo stadio, ci salutiamo all'inizio della partita. Certo, se si decidesse a fare un gol. Ecco, il tuo esempio però, ora che lo possiamo raccontare, ora che sei tornato anche a giocare, può essere un esempio per tutte quelle persone che vengono colpite da questo tipo di malattia e che non sono magari atleti come te. La forza di volontà può essere la miglior medicina in questi casi. Sì, sicuramente. Per me la miglior medicina è testa, perché se tu vai là e pensi già subito cose negative, rimani là a tempo lungo. Invece se pensi sempre positivo, se pensi che guarisci presto, succede così. Perché io posso dire che io pensavo così, poi, come ho detto prima, mi hanno aiutato molto quelli della SAMP, professore, dottore, quindi io pensavo sempre positivo e alla fine è andata bene. Un anno e mezzo senza campo, però come hai detto tu, la Sampdoria ti è stata sempre vicino, tanti dirigenti venivano comunque a trovarti anche a casa nel periodo di ripresa, di riabilitazione. Che ricordo hai di quel periodo forzato lontano dai campi? Cosa facevi? Magari venivi anche a seguire, non so, la primavera, le partite della primavera? Sì, venivo tutti i giorni al campo, poi io fino a maggio ho iniziato un po' di correre, però poi era vacanze, quindi sono tornato in Serbia, mi hanno lasciato un programma. Ho iniziato a correre là, però mi sentivo un po' fastidio sotto il cuore, quindi io ho detto vabbè, forse perché stavo già 4 mesi in ospedale, normale, però continuavo sempre a lavorare, sono ritornato, poi sono andato a Milano per fare quella visita che facciamo ogni 6 mesi e quello prof mi ha fermato, mi ha detto guarda, è meglio che ti fermi un altri 2-3 mesi e poi ricominci, quindi Io ero già pronto per ritornare, poi è successo di nuovo che dovevo stare fermo,
però io ho accettato tutto quello che mi diceva e poi pensavo era più importante che sono riuscito a guarire quella cosa e poi sicuramente tornavo a giocare a calcio. Gennaio 2010, torni ad allenarti, inizi diciamo a rivedere la luce, la fine del tunnel, anche se ancora faticavi molto, no? A recuperare, soprattutto dopo una partita impiegavi magari molto a smaltire le tossine che rimangono dopo uno sforzo fisico. Sì, sicuramente il mio giorno che sono stato più contento è quando sono andato a gennaio a Milano, ho fatto la visita e proprio mi ho detto guarda puoi iniziare a fare tutto. Quindi ero molto contento, ho iniziato e come hai detto te c'avevo molta fatica perché dopo tutte quelle cose che ho passato faccio un allenamento, non riuscivo a recuperare, però ero sempre al campo, c'avevo troppa voglia di lavorare, di tornare a giocare e poi dopo 2 mesi ho iniziato anche a giocare con la primavera. 12 aprile 2010, vieni convocato per la trasferta di Modena dove la primavera affronta il Sassuolo e mister Aglietti all'81esimo richiama in panchina Muratore e ti fa entrare nel finale. 10 minuti che però hanno significato molto per te. Sì, sicuramente, appena sono entrato tutto mi è passato dalla testa quello che ho passato nel un anno e mezzo passato, ero molto contento. Anche ho iniziato un po' a piangere perché poi vedevo tutti i miei amici che quando sono entrato mi applaudivano, piangevano anche loro e sicuramente è stata una bella cosa. 2 giugno, sempre 2010, Tolentino, provincia di Macerata. Quarti di finale della Final 8 del campionato primavera. Milan che va avanti di 2 gol con la doppietta di Oduamadi, poi prima Edo Blondé, quindi Kilerić e nei tempi supplementari il gol della vittoria a firmare un'impresa straordinaria. Quello davvero è stato un momento strepitoso. Sì, sicuramente un momento che mi ricordo per tutta la vita, che perdere 2-0 contro Milan a quarti di finale e fare gol per vincere a 3-2 è stata una cosa bellissima. Poi io pensavo, sinceramente pensavo che potevamo fare molto di più quell'anno perché eravamo molto forti, alla fine siamo riusciti a semifinale, però sicuramente un momento che mi ricorderà tutta la vita. Ecco, siete usciti in semifinale contro il Genoa, in campo c'eravate oltre a te anche Pedro e Roberto Soriano, ora tutti e tre insieme in prima squadra. Quella era una primavera che se fosse riuscita ad arrivare in finale poteva davvero forse vincere di nuovo il campionato. Sì, sicuramente potevamo fare molto perché, come hai detto te, adesso siamo tutti e tre qua, però io in quel periodo non stavo molto bene. Poi eravamo, quanto mi ricordo, a semifinale siamo arrivati con un altri 2-3 giocatori che non stavano bene, quindi non eravamo al 100%, però era una primavera con ottimi giocatori e secondo me potevamo vincere. Se passavamo al derby potevamo fare molto. 16 dicembre 2010, un'altra data importante, Budapest, al Frank Puskas scende in campo insieme ad altri giovani della primavera che erano stati chiamati a rimpolpare la prima squadra nella sfida con il Debrecen di Europa League, una sfida che ormai ai fini della classifica non contava più niente, la Samp era già eliminata, in campionato stava faticando, però per voi è stato un esordio importante in prima squadra e sul palcoscenico europeo. Sì, perché come hai detto te, classifica non importava niente, però per noi giovani è stata una bella esperienza giocare a Europa League in Ungheria, quindi eravamo tutti contenti, poi alla fine abbiamo fatto abbastanza bene, a peccato per il risultato alla fine, però eravamo tutti molto contenti. Quella fu una stagione travagliata, difficile per la Sampdoria, che a fine campionato retrocedette inaspettatamente in Serie B. Tu ti alternavi tra la prima squadra e la primavera in quella stagione, però come vivesti quell'esperienza? Come vedevi una Samp che piano piano scivolava, giornata dopo giornata, sempre più in basso? Vabbè, io mi allenavo sempre qua, quindi vedevo i ragazzi come stavano. Ho visto, hanno passato un brutto periodo e anche se io non giocavo, anche io con loro passavo brutto periodo perché dopo un'andata che hai fatto 27 punti vai a un girone di ritorno che fai solo 7 punti è veramente un periodo brutto per la Samp, però poi dopo siamo riusciti
siamo riusciti subito a tornare dove è il nostro posto in Serie A. Retrocessa in Serie B, la Sampdoria chiama Pasquale Sensibile, direttore sportivo reduce dalla doppia promozione dalla Lega Pro alla A con il Novara. Però anziché mandare i giovani in prestito, la Sampdoria decide di ripartire proprio da voi giovani. Tu in quell'estate cosa avresti voluto fare? Volevi confrontarti con la Serie B vestendo la maglia della Sampdoria, oppure subito magari avresti preferito andare a giocare in prestito? No, io infatti avevo anche possibilità di andare in prestito, però ho scelto di rimanere qua e di tornare in Serie A con la Samp, perché dopo tutto quello che ho passato, che mi hanno aiutato, quindi ho detto rimango qua anche se magari non gioco all'inizio, però rimango qua, mi alleno e poi quando arriva il mio momento lo sfrutto sicuramente. Ecco, sulla panchina della Sampdoria arriva Gianluca Azzori, che inizialmente non ti dà fiducia. Le cose non vanno neanche bene per quelle che erano le aspettative. La Samp parte bene all'inizio, ma poi si ritrova molto bassa in classifica, tant'è vero che dopo il KO interno con il Vicenza mister Azzori viene sollevato e arriva Beppe Iachini. Che ricordo hai della prima parte della scorsa stagione? Vabbè, era sicuramente molto, molto difficile dopo quell'anno che abbiamo passato, siamo retrocessi, avevamo molta pressione per ritornare subito, quindi era molto difficile perché poi avevamo avuto una squadra giovane con pochi anziani, era normale che all'inizio andava tutto bene, poi magari andava male, però sicuramente è stato un periodo che è stato molto importante per noi giovani, per vedere come si vive quando stai andando bene e quando stai andando male. Quindi è stato importante. Anche con Iachini subito le cose non vanno benissimo. La Samp fatica a trovare la prima vittoria. Il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, arriva l'esordio in campionato. Al 61esimo entri al posto di Bentivoglio, ma il risultato è negativo. Da Monte, sampdoriano di Arenzano, gela Marassi, facendo sprofondare nello sconforto i tifosi, ma non la squadra che poi riparte. Sì, sono entrato, abbiamo preso gol all'ultimo minuto, però sicuramente in quel periodo si aveva visto un po' di più, che avevamo più voglia e tutto, quindi sapevamo tutti, ci siamo chiusi in spogliatoio, dicevamo che prima o poi dovevamo uscire da quel periodo e infatti subito dopo quella partita abbiamo cominciato a giocare meglio e abbiamo iniziato a fare risultati. A Padova arriva infatti il riscatto, una vittoria che fa ripartire la Samp e anche il tuo esordio da titolare. Sì, quella partita è stata molto importante perché è una squadra che lottava per andare in Serie A, quindi quei punti valgono sempre doppio perché noi poi eravamo bassi in classifica, dopo quella vittoria ci ha dato anche tanto motivo per continuare a fare risultati positivi e per tornare in Serie A. Quanto è inciso secondo te sul morale dello spogliatoio Beppe Iachini? Lui ha aiutato tanto perché lui è un allenatore che ci carica molto e in Serie B ci serve uno così che è molto diverso di Serie A e quindi un allenatore che ti carica sicuramente ha aiutato molto. E invece quanto vi hanno aiutato gli arrivi di alcuni elementi di esperienza per la categoria come Munari, come Berardi, come Eder? Vabbè, quello sicuramente si è visto perché da quando sono arrivati loro abbiamo ricominciato a fare risultati positivi, che loro avevano tanta esperienza in Serie B e quindi conoscevano già categoria perché noi giovani, era primo anno in Serie B, eravamo in difficoltà, quindi loro hanno aiutato molto. Ecco, qual è stata secondo te la gara nel girone di ritorno della svolta, quella che vi ha fatto capire che i playoff erano lontani ma si potevano raggiungere? È stata sicuramente all'inizio quella di Padova, è stata una che dopo che abbiamo vinto a Padova, che loro erano su e noi eravamo giù, è stata una partita che dicevamo poi dopo vedi che si può fare, quindi abbiamo incominciato a fare punti. Poi dopo quando siamo arrivati, quella partita Juve-Stabia che abbiamo vinto, quella è l'altra partita che dopo quella partita abbiamo detto sicuramente dobbiamo fare a tornare in Serie A.
Ai playoff la Samp ci entra da sesta, ma con il blasone della grande squadra, e infatti non fallisce. Amarassi come in trasferta, i tifosi sono il vostro dodicesimo uomo in campo, e la Samp è legittima sul campo con 3 vittorie su 4 partite la promozione in Serie A. Noi dentro lo spogliatoio sapevamo che avevamo una squadra più forte di tutti là, però dovevamo dimostrare sul campo, quindi come hai detto te, i tifosi nostri ci hanno aiutato molto, che in casa abbiamo vinto tutte le partite, quindi eravamo tutti carichi. Poi dopo tutto quello campionato che abbiamo passato, eravamo quasi tutto campionato giù, siamo entrati in playoff. Quindi eravamo molto carichi, e quando siamo entrati al playoff io ero quasi sicuro che andavamo in Serie A. 9 giugno 2012, Franco Ossola di Varese, gara sofferta, poi quel gol liberatorio di Nicola Pozzi, il sogno che si realizza, la festa in campo, negli spogliatoi, sul pullman, tornando verso Genova, dove a Piazzale Kennedy vi aspetta una folla oceanica per fare festa tutti insieme. Sì, quella partita era molto difficile, che abbiamo già perso in campionato 2 volte con Varese, quindi sapevamo che con loro eravamo in difficoltà, però poi playoff è tutta l'altra cosa. Abbiamo vinto prima partita all'andata, al ritorno abbiamo sofferto molto, a un contropiede abbiamo fatto gol e siamo entrati tutti al campo, eravamo tutti contenti. Poi sicuramente anche questo è una cosa che non mi dimentico mai, perché una promozione dopo tutto quell'anno che abbiamo passato è veramente bella. Tornata nella massima serie, la Sampdoria, per stessa missione del vicepresidente vicario Edoardo Garrone, decide di puntare ancora sui suoi giovani e chiama un allenatore abituato a lavorare con i giovani, Ciro Ferrara, che era reduce dall'esperienza nell'Under 21 azzurra. Inizialmente ti schiera esterno nel tridente offensivo e poi invece diventi un po' un jolly, no? A volte davanti alla difesa, a volte nel 4-1-4-1 come esterno. Che rapporto hai instaurato col mister? Mister è stato molto bravo, perché come hai detto te sa lavorare con i giovani, noi siamo forse più giovane squadra in Serie A, quindi ci aiuta molto. Io da quando è arrivato lui ho parlato subito con lui, mi ha detto che vede che io sono un centrocampista, però mi aveva chiesto se posso giocare esterno. Io mi avevo detto che prima ho fatto in OFK Belgrado, ho fatto un paio di partite all'esterno, però che mi piace più giocare destra di sinistra, perché rientro e c'ho sul mio piede. Quindi ho parlato con lui e ho detto: guarda mister, dove mi metti te, io sono a disposizione sempre, perché poi questo è il mio primo anno in Serie A e voglio fare quello che dice lei. Però il tuo ruolo vero, quello che ti piace di più, qual è? Il mio ruolo vero è centrocampista basso davanti alla difesa. 21 agosto 2012, Camp Nou di Barcellona. Era un amichevole con un Barcellona pieno di ragazzi della formazione B, però che emozione è stata giocare in quello stadio? È stato bellissimo giocare a un stadio più bello del mondo contro una squadra più forte. Tanto è vero che loro sono usciti con giocatori giovani, però è uguale, abbiamo affrontato una squadra che su 50 trofei hanno perso solo uno, quindi abbiamo vinto noi il secondo trofeo, quindi eravamo molto, molto contenti, è stato molto bello. 26 agosto 2012, una settimana dopo, al Giuseppe Meazza di Milano esordisci in Serie A e la Sampdoria espugna San Siro grazie al gol di Costa. Un inizio meglio di così non si poteva immaginare. Sì, è il più bel esordio in Serie A che si poteva immaginare. A giocare a San Siro, vincere contro una squadra come Milan è stato bello. Poi in quel periodo siamo venuti dopo la vittoria a Barcellona, dopo un pareggio contro Schalke, quindi eravamo molto carichi. Eravamo come in Serie B, eravamo tanti che non abbiamo fatto mai Serie A, quindi eravamo carichi e abbiamo fatto bene, eravamo poi dopo la partita eravamo tutti molto contenti. Ecco, la partenza è stata positiva per la Sampdoria e per te. Punto fermo dell'Under 21 serba impegnata
nelle qualificazioni all'Europeo di categoria, arriva ad ottobre anche la chiamata di Sinisa Mihajlovic, ex blucerchiato e fresco CT della Nazionale Maggiore Serba. Penso che anche quello per te sia stato un grande risultato, no? Un obiettivo raggiunto. Sì, come giovani tutti noi giocatori pensavamo di raggiungere quello che è il nostro obiettivo, che è giocare a Nazionale Maggiore, che sicuramente ogni giocatore pensa arrivare là. Quindi quando mi è arrivata chiamata ero felicissimo e sono andato là, ero parlato subito con Mihajlovic, mi aveva chiesto che mi seguiva e che ora da adesso in poi mi chiamerà. Ecco, ti ha mai parlato anche della Sampdoria? Sì, mi diceva sempre che è stato molto, molto bene qua, che era molto contento e mi diceva che per i tifosi, che abbiamo tifosi che sono più forti in Serie A. Poi la Sampdoria entra in una spirale negativa che dura 7 giornate dove non si riesce a ottenere neppure un punto, però sono sconfitte diverse una dall'altra, alcune dettate dalle assenze, infortuni, squalifiche, altre per episodi negativi, qualche svista arbitrale e qualche partita invece giocata male anche proprio da voi. Però lo spogliatoio, lo staff tecnico non si è disunito, siete rimasti coesi. Sì, siamo sempre rimasti uniti, eravamo sempre un gruppo giovane con staff tecnico giovane, quindi sapevamo tutti che prima o poi dovevamo uscire da quel brutto periodo e che poi è arrivata la partita giusta per uscire, che è partita derby che abbiamo vinto e siamo usciti da quel brutto periodo. Ecco, tu di derby ne avevi già giocati alcuni con la primavera, giocare però quello della prima squadra è tutta un'altra cosa. Marassi era gremito, quando siete entrati sul terreno di gioco, vedere lo stadio pieno, la coreografia della gradinata sud, che emozione è stata? È stata una cosa bellissima, perché appena sono entrato mi sono girato verso sud, ho visto la coreografia, ho visto i tifosi che cantavano, quindi ero già carico e... è stata una cosa molto molto bella. Ecco, di solito nei derby si vede una Sampdoria magari con maggior qualità e un Genoa con tanta grinta in campo, invece questa volta avete messo qualità e grinta, arrivavate prima su ogni pallone, aggredivate l'avversario, pressavate alto, c'era proprio voglia di ripartire dopo quelle 7 sconfitte consecutive. Va bene, sicuro che quello che hai detto te, dopo 7 sconfitte giocare un derby che in quel periodo stavamo giù penultimi in classifica, è stato sicuramente che ci dava molta carica. Infatti siamo entrati subito al campo che andavamo a pressare alti, eravamo cattivi e alla fine è arrivato anche il risultato. Samp che si conferma anche con il Bologna, stesso atteggiamento tattico, stesso atteggiamento anche aggressivo per schiacciare la formazione emiliana. Poi arriva anche il pareggio di Firenze, dimostrazione che la crisi è messa davvero alle spalle. Sì, dopo il derby mentalmente ci ha aiutato tanto, poi abbiamo affrontato Bologna in casa, quindi sapevamo che dovevamo vincere per fare punti, perché loro sono una squadra che sono nostra concorrenza per la salvezza, quindi quei punti sempre valgono doppio. Siamo entrati al campo con la testa giusta e è arrivato anche il risultato, che devo dire che è stato molto difficile. Loro sono stati subito con un spulso, quindi erano tutti indietro e quindi è stato molto difficile per fare gol. Alla fine siamo riusciti e abbiamo fatto 3 punti che erano molto importanti. Poi siamo andati a Firenze per giocare là tranquilli, perché sapevamo bene che Fiorentina quest'anno sta facendo un ottimo campionato. Siamo andati là, siamo entrati come quelle ultime 2 partite, come dovevamo fare sempre, e anche là abbiamo fatto un punto che è molto importante. Un punto importante che è arrivato grazie al tuo primo gol in Serie A con la maglia della Sampdoria, una prodezza strepitosa, la finta su Gonzales, poi il tiro a incrociare che inganna Viviano. Raccontaci un po' quel gol. Vabbè, sicuramente io ho visto che arriva palla a Icardi, ho visto lo spazio davanti a me, lui mi ha messo un gran palla con la testa,
ho visto che Gonzales è venuto in velocità, ho lasciato pallone di andare, ho fatto la finta con il colpo e poi mi è arrivata proprio giusta sul sinistro. Subito pensavo di tirare sul secondo palo, però ho detto portiere insolito si butta sul secondo palo sempre, quindi ho detto lo incrocio e alla fine è andata bene. Un gol che per chi non ti conosce è stata quasi una sorpresa, una novità, però tu anche quando giocavi nel settore giovanile, nella primavera, eri uno di quei centrocampisti che ha la capacità di inserirsi e anche di dare un buon contributo in termini di reti. La speranza è quella che tu ti sia sbloccato e questo sia il primo, no, di una lunga serie di gol. Sì, speriamo che il prossimo gol già faccio prima partita che giocherò prossima. Io spero veramente che questo gol, come hai detto te, che mi sono sbloccato e che adesso continuo a fare sia gol sia assist, che ci serve molto per questa squadra. Poi dopo la vittoria nel derby è arrivato un altro momento negativo che ha portato al cambio di allenatore. È andato via Ferrari, è arrivato Delio Rossi che ti ha dato la possibilità di giocare nel ruolo che prediligi, quello di centrale davanti alla difesa. Sicuramente sono molto contento che finalmente sono tornato al mio ruolo. Anche con Ferrara, con mister Ferrara, lui mi metteva esterno perché non c'erano giocatori su quel posto, però adesso quando è arrivato mister mi ha messo nel mio ruolo, sono più felice e mi diverto a giocare. Ecco, però cos'è cambiato per te tatticamente con l'arrivo del nuovo allenatore? Come ti trovi anche con mister Rossi? Mi trovo bene perché poi ha cambiato modulo, abbiamo lavorato tanto e quindi con questo modulo ci troviamo meglio. Anche prima non posso dire che non mi trovavo bene, però sicuramente secondo me questo è il nostro modulo e dobbiamo continuare così. Ecco, il 2013 per la Sampdoria è iniziato come meglio non avrebbe potuto, con la vittoria a Torino in casa della Juventus, il buon pareggio con il Milan, a parte il passo falso di Siena, diciamo che la Samp è partita alla grande in questo 2013. Sì, stiamo facendo bene, io sono contento, come stiamo facendo tutte le partite, come hai detto te, tranne partite a Siena che abbiamo fatto sotto il nostro tono, tutte le altre partite abbiamo fatto bene, anche i risultati sono arrivati che ci servono tanto per la salvezza. È una squadra tutta giovane, hai alcuni compagni con i quali hai condiviso l'esperienza in primavera, ce n'è uno più giovane degli altri che è Mauro Icardi, che è un classe 93, che però sta dimostrando di poter reggere il peso dell'attacco della Samp. Sì, io Mauro appena arrivato qua in primavera l'ho visto che è un ottimo talento, ho detto subito che diventerà un gran giocatore perché c'ha, per un attaccante c'ha tutte le cose, c'ha velocità, tiene bene pallone, tecnica, quindi io ho detto subito che diventerà un gran giocatore. Adesso ci sta aiutando molto e ha fatto molto bene. Tu hai vissuto queste due esperienze nel settore giovanile in primavera prima di passare in prima squadra, però al vivaio della Samp sei molto legato anche ai dirigenti della primavera. Quando puoi, quando non sei convocato, magari per squalifico, per infortunio, vai a vedere le partite della primavera, è una cosa che ti piace comunque continuare a seguire. Sì, vado sempre, quando c'ho tempo libero vado anche a vedere allenamento, tutto, perché sono passato 2 anni quando ero in difficoltà, sono passato in primavera, quindi anche se si hanno cambiato tutti, vado sempre lo stesso a vedere sia allenamenti sia partite, perché penso sempre che fino a due anni fa stavo là io a giocare, che mi hanno aiutato molto anche loro. Un pregio e un difetto secondo te è tuo? Una qualità sicuramente che sono migliorato molto a fare difensiva, perché prima non facevo mai fase difensiva, poi vabbè tecnicamente sicuramente non mi mancava mai, però una cosa positiva è che sono migliorato tanto a fare fase difensiva. È una cosa che devo migliorare ancora e che devo calciare molto più in porta. Ecco, invece lasciando perdere il calcio, una dote, ad esempio, parlando con chi ti conosce dice che sei una persona molto generosa. Quello non lo so, perché
Io veramente mi piace aiutare a tutti, quindi devo dire che sono una persona normale come tutti gli altri, che non è che ora che sto giocando calcio che sono una cosa che non sono altri. Io sono come tutti gli altri e quindi non mi sono cambiato mai. Hai mai detto qualche bugia? Sicuramente sì. E invece hai mai fatto qualcosa che magari non rifaresti o che ti sei pentito, una follia, una pazzia? Quanto mi ricordo, no. Invece, oltre al calcio, quali sono le tue passioni? Cosa che ti piace fare quando hai del tempo libero? Quando sono a vacanze vado a giocare sempre a tennis, perché è un sport che mi piace molto. Poi uscire con amici, che purtroppo non li vedo tanto, che sono sempre qua e sono sempre lontano dalla casa. Poi sicuramente andare a avvisare la mia famiglia, sono quelle cose. Dicevi del tennis dove c'è Djokovic, che è uno dei giocatori più forti del momento. Lo segui anche in TV quando partecipa ai tornei? Sì, lo seguo ogni sua partita, tranne quando gioca nello stesso tempo come noi, perché è un giocatore, una persona prima di tutto, che agli ultimi 3 anni si è cambiato molto, molto di prima mentalmente, quindi è diventato numero uno solo per quella cosa. Ecco, è un dato quasi statistico, no? Gli atleti in generale, ma i calciatori soprattutto, serbi e slavi più in generale, quando arrivano comunque nel campionato italiano riescono ad ambientarsi in maniera molto veloce e a rendere anche molto bene. Ti sei mai chiesto come mai? Perché ho sentito una cosa che sicuramente è vera, che a noi slavi italiano ci impariamo velocissimo, perché viene bene, non è simile come nostro, però impariamo veloce, quindi quella è la cosa più importante quando vieni in un paese dove non conosci la lingua. Ecco, invece la tua nazione, i tuoi connazionali sono famosi anche per essere molto abili non solo nel calcio ma anche in altri sport. Forse è proprio una dote, no? Forse una dote anche di testa, che riuscite a concentrarvi molto in quello che fate. Sì, sicuramente, che devo dire anche quelle guerre tutte che abbiamo passato, quindi noi di testa mentalmente ci aiutiamo molto, tipo io ad esempio nel calcio a testa mi aiuta molto, penso solo a quelle cose che ho passato e mi carico e ci do tutto al campo. Ecco, quando sei arrivato a Genova dicevi ambiente difficile perché comunque era una novità lontano da casa, però invece la città ti è piaciuta fin dall'inizio, cioè ti piace il mare, Genova? Sì, mi è piaciuto dall'inizio, perché come bambino sognavo sempre di giocare a calcio e di abitare in una città dove c'è il mare, dove non c'è molto freddo, quindi quando sono arrivato qua ero molto contento e città che mi piace. In cucina come te la cavi? In cucina male, quando c'era la mia ragazza qua allora cucinava lei, però io da solo male. Qual è il tuo piatto preferito? Carbonara. Invece musica slava dei tuoi posti o musica internazionale? In solito musica slava del mio posto. E invece con la tecnologia come te la cavi? Ti piace magari la PlayStation, iPad, iPhone? Sì, quelle cose là mi piacciono tutte, però quando sono da solo non mi piace molto giocare. In solito viene sempre Pedro e giochiamo la FIFA e lo massacro sempre. Film, cinema, c'è un genere in particolare o un film, un attore che ti piace in particolare? No, non c'è, però mi piace molto andare a vedere film. Invece della politica, prima hai citato un po' anche la situazione del tuo paese, che ha vissuto diverse situazioni difficili, le guerre, ti interessa oppure è un No, argomento... di politica non mi interessa niente proprio. Hai qualche tatuaggio? No.
C'è chi invece ha dei tatuaggi, alcuni si tatuano anche dei momenti particolari, delle vittorie, dei trofei. Te hai mai pensato dire se avessi avuto un tatuaggio mi sarei fatto quella data, quella circostanza? Io ho pensato forse quando mi nasce un figlio di fare un nome o data di nascita, però adesso non faccio ancora niente. Ecco, tu hai parlato prima, hai accennato al fatto che quando c'era la tua fidanzata cucinava lei. Tu ora sei fidanzato? Sì. Lei vive qua o...? Non vive qua, però perché non può stare qua più di 3 mesi perché Serbia non fa parte dell'Europa. Quindi ogni tanto viene qua 2 settimane, poi torna là perché fa anche là università, quindi però viene spesso. Sei scaramantico? No. Lo spogliatoio blu cerchiato comprende tanti giocatori stranieri, tanti sudamericani, ci sono argentini, ci sono tanti brasiliani, c'è Sigaribia che è paraguayano. Che rapporto c'è anche con gli altri giocatori non italiani dello spogliatoio? No, sicuramente un buon rapporto perché mi sembra che siamo più stranieri di italiani, quindi è un buon rapporto e prima di tutto siamo un buon gruppo. Ecco, abbiamo già detto che con alcuni hai condiviso l'esperienza in primavera, quindi li conosci da tanto tempo. Credi però che nel mondo del calcio si possano instaurare rapporti di amicizia veri? Secondo me sì, perché poi proprio qua nel calcio vedi quali sono veri amici e quali sono amici solo per fare amici perché giochi calcio con loro. Ecco, anche di ragazzi che hai conosciuto in passato e che magari hanno giocato con te in primavera, ora non sono più qui alla Sampdoria, magari sono in altre squadre, oppure qualcuno ha addirittura abbandonato questo sport. Ti senti ancora? Li senti ancora? Sì, sicuramente. Anzi, sono Muratore, uno che è mio migliore amico, che ci sentiamo ogni giorno e che tipo anche lui quando stavo male tutto mi aiutava sempre. Poi Martinelli che è andato a Portogruaro, quindi mi sento sempre. Invece dei calciatori del passato, tuoi connazionali che hanno vestito la maglia della Sampdoria, qual è quello che magari conoscevi già o comunque che ammiravi già prima anche di venire qua? Vabbè, Mihajlovic sicuramente, perché come calciava punizioni non calciava nessuno. Poi di altri no, però sicuramente Mihajlovic, perché già quando giocavo under 15, under 17, lui è venuto una volta e quindi da quel momento l'ho conosciuto e lo seguivo. Invece tu sei ancora molto giovane, però qual è un sogno che vorresti realizzare nel calcio? Cioè qual è uno dei tuoi obiettivi? Vabbè, sicuramente uno dei miei obiettivi è vincere qualcosa con la Samp. Poi l'altro obiettivo è vincere qualcosa con la nazionale e poi non ci sono più obiettivi. L'obiettivo principale è arrivare il prima possibile alla quota salvezza per questa stagione. Però secondo te questa Sampdoria tornata in A può costruire qualcosa di importante come è stato anche negli anni passati? Prima pensiamo a aggiungere obiettivo, poi appena raggiunto obiettivo sicuramente stiamo più tranquilli e possiamo fare sorpresa quest'anno in Serie A e raggiungere qualcos'altro. Grazie Nenad, ora un saluto ai tifosi blucerchiati che seguono la Sampdoria su Samp TV. Ciao e grazie di tutto. You want to be loved by anyone. It's not unusual. You want to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me